La prossima volta. Vabbè, quello Per quanto riguarda deve avere poi delle i sezioni. dati, allora pure se guardate, sono tutti questi fogli, andrò molto velocemente, non è che mette velocemente, li ho presi proprio per vedere. Quindi, per partire, in Campania noi abbiamo quasi 5 milioni di votanti, di elettori, voglio dire. Hanno votato 2.600.000 elettori, pari al 51,93%. Malena Ciarrambino con questi tutta la regione, 92 comuni di 92, no, tutta la regione, 92 tutta la regione. No, aspetta, fammi capire bene, perché qua vale più. È lenta la connessione, non va bene. Ah sì, scusa, quella circoscrizione perdendo. Allora, Ciarrambino ha avuto 34.398 voti. Il secondo è stato Luigi Cirillo con 5.753 voti, Saiello Gennaro terzo 3.909, quarta Maria Muscarà con 3.839 voti e Luigi Ambrise con 3.455 voti. Questi sono i cinque eletti di Napoli. Di Napoli. Scusa, puoi ripetere Cirillo e Ambrise? Cirillo ha avuto 5.753 voti, poi le Brigida, Cirillo e Enrico, non lo so, sono un migliaio di voti, saranno un migliaio di voti indifferenti, e quasi tra tutte e due. Vabbè, dopo facciamo le considerazioni, non dico che è poi ci stanno quelle politiche, voti, cioè quello è un merito, ok? Allora, per quanto riguarda poi i voti al Presidente, direttamente al Presidente, Ciarrambino ha avuto 25,2% dei voti, vabbè, Caldoro il 32% e De Luca ha avuto il 36,66%. Questo è quanto riguarda i Presidenti. Quelli che a noi più interessano sono i voti di lista del Movimento. Sul Comune di Napoli, 486 sezioni scrutinate, il totale, il Movimento 5 Stelle ha avuto 70.945 voti, pari a 24,85%. E risulta la prima forza politica della città di Napoli. La seconda forza politica è il PD, il Partito Democratico con 600.000 voti, con 21,02%. Poi c'è Forza Italia, terza forza politica con 14,18%, per quanto riguarda poi le preferenze abbiamo per Napoli che Valeria Ciarrambino ha avuto 9.841 preferenze, diciamo che quelli più votati sono stati a Napoli città a Ciarrambino, Maria Muscalà secondo 2.419 voti, poi il terzo è stato Ciro Totolo con 1.349 voti e il quarto è stato Yonda Roberto con 1.181. Poi ci stanno tutti i resti. Questi sono per Napoli città. Non li ho fatti. Queste sono le municipalità che avete fatto. Allora, le municipalità sono divise, come noi sappiamo, in 10 municipalità. Ogni municipalità è divisa a quartiere. Ogni quartiere ha preso i voti. Ogni voto è... Ciao Luca! Ascoltate questa cosa. Allora, prima municipalità è Chiaia. Sì, tutto. Allora, Chiaia, quartiere Chiaia. Il Movimento 5 Stelle ha avuto 2.286 voti, pari al 19,9%. Forza Italia ha avuto 1.855 voti, pari al 16,14%. Ma non dire... PD, no, dite le forze principali. Con il movimento. Ma si dice non importa. Allora, diciamo solamente che in linea di massimo è il primo. Diciamo, sì, è il primo con 19,9. Questo è chiaro. Poi i possibili possono parlare sempre della prima. Movimento 5 Stelle 19,54% e quando sembra penso che sia pure il primo, pure il quarto. Sì. No, sì. No, questo è la seconda, questo è il quartiere possibile. Sto parlando del quartiere. Partiamo alla seconda municipalità, San Ferdinando. Non è la rossa a San Ferdinando.
Allora, sto San Ferdinando, ok. San Ferdinando, 944 punti pari a 21 di tanti. Pensi che cosa? Questa è la prima. Passiamo alla seconda. Sembra il primo. Seconda, allora, Monte Calvario, movimento 1196 punti pari a 25. Prima delle prossime elezioni. Ed è sempre il primo partito, qua, anche qui. 23,39. Monte Calvario. Avvocata, 27,96%. Salito. Avvocata sarebbe, diciamo, che va da via dall'Arenella fino a Vabbè, questa è la seconda. La seconda è molto grande. Io ho detto, è un bel Salvador Rosa. Allora, quartiere Porto. Porto ha avuto 302 voti, pari a 23,04%. San Giuseppe, 24,09%, 383 voti. Pendino, 915 voti, 24,09%. Ciao Serena. Ci sta la sedia, 444 voti, pari a... Ce la fai o mi sposto? E qua siamo, qua è sceso un po', fino adesso mi pare un po', poi vediamo quali sono. Buonasera. Terza municipalità è Stella San Carlo Arena. Allora, quartiere Stella. Allora, 1732 voti, pari a 22,59%. Io sono sempre la prima volta. 5573 voti, 26,84%. E quello fu l'ultimo incontro. Allora, per la quarta municipalità. La quarta municipalità ha avuto la quartiere Icaria 27,59%, pari a 1226 voti. Icaria ha fatto 27,59, quasi 28. Sarebbe la zona nostra. Poi San Lorenzo ha avuto 2740 voti, pari a 22,81%. Poggio Reale 2294 voti, 26,53%. Allora, passiamo sempre a San Lorenzo, i voti di preferenza, vabbè. Qua Valeria Cerambina ha avuto 347 voti. Carlo! Maria Mostra 65. Ciao Carlo. Ciao ragazzi, faccio l'inciso. C'è un pubblico da parte vostra. Io domani faccio il 61esimo compleanno al centro di serata sulla Lucchiata. Non dovete portare niente, io non voglio niente. Solo la vostra amicizia e la vostra presenza alla mia festa. Ma se ti portiamo un presente, mica lo rifiuti. Ho ordinato già una torta a 5 stelle di 3 kg. Di 3 kg. Di 7. Insomma, non mi vanno mangiata. Pino è il solito Carlo. Grazie Carle. Passiamo ai voti di preferenza. San Lorenzo, la Maria Muscola ha avuto 65 punti, poi subito dopo al terzo posto. No, nel più o meno questi sono i voti più uomini. Abbiamo il trasferimento, questo è San Lorenzo. Poi Vicaria. Carambino ha avuto 147 voti e Maria Muscarà ha avuto 35 voti. Poggio Reale, Carambino 422 voti, Maria Muscarà 50 voti. La Formisana ha avuto 59 voti a Poggio Reale, sì, è ma più è stata la seconda. No, fino a Formisana.
Allora, passiamo adesso a quello che ci interessa. I voti di lista, voti che ha avuto il Magnano Cinquecento per ogni quartiere. Allora, però no, fino a questo voto. Allora, Movimento 5 Stelle, allora siamo, oh no, siamo sempre, questa è la quinta, la nostra, non sto contando. Sì. Allora, come abbiamo avuto 26, lo so che è un po' pesante, però senza i numeri non possiamo, in base ai numeri tu puoi dire, qua dobbiamo lavorare di più, poi dopo, chiaro, dopo qua, ma la manuterne, perlomeno mi fai cubano. Si parla politica. Allora, Movimento 5 Stelle ha avuto al Vomero il 26,96% dei voti, pari a 3.908 voti, ed è sempre il primo partito.